gli spiritisti, ossia i seguaci di Allan Kardec, vivre, renaître, mourir, e renaître, tel è la loro. Così è sepolto a terra scelta nella roccia. I seguaci di Allan Kardec credono che il medium si metta in contatto con l'individuo morto e che l'individuo morto, il defunto, diciamo, venga e si manifesti con figure ectoplasmatiche, con rumori, con voci, trasportando oggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Credono, ossia, che sia la persona defunta. È vero? Siamo d'accordo fino a lì. Come? Allora, vi sentiamo un altro. No, ma questa lui è la teoria spiritista, per cui quella lì è la teoria, sì, non sono due teorie spiritiste. Allora, quali sono le altre teorie del materialista? Ecco, ma non è più allora, quali sono? Qual è? Quella che è l'individuo che emana la forza. Emana la forza, sì, psichica che si convita. Ma non è più la spiritista, però. Spiritista, certo, sempre spiritista, sono sempre spiritista. In ogni modo sono sempre legate a persone defunte. Legate a persone. A persone defunte. Come farò ecco l'errore? Io avevo scritto 15 anni fa un articolo che è stato pubblicato su Planet e che poi, no, cioè l'ho mandato a Planet, poi l'ho richiamato più a Polizia pubblicato, dove c'era scritto Rolkier. Parola in collusione e di collisione con lo spiritismo, ossia role in urto e nello stesso tempo in realtà. Collusione e in collisione, insieme allo spiritismo. Perché allora avevo tirato fuori la storia, non solo 15 anni, parlo di spirito intelligente. Quindi, quello che oggi ho visto chiaro, ed è difficilissimo spiegarsi, faccio inadeguatamente, ma ecco, mi sono sicuro posso fare. Quando l'individuo muore, devo fare una premessa per spiegare la ragione per la quale ci sono questi spostamenti o questi fenomeni. Parliamo dell'uomo che muore. Io, fino a ieri, ho creduto che l'uomo morto andasse ad abitare subito in un altro mondo, dal quale altro mondo lui potesse venire sulla terra, agire verso di noi, fare un po' il nostro aiuto, come anticamente ha sempre detto tutti, le anime del purgatorio ci aiutano e i santi ci sorreggono. Invece la storia dello spirito intelligente mi ha insegnato questo. L'uomo muore. Dicendo uomo, noi abbiamo una trinità. L'uomo è una trinità, l'uomo è anima, ossia una parte della creazione, una parte della creazione. L'uomo è spirito, che è la parte della creazione rivelata ad usum dei figli, ad uso degli altri, gli dà il modo di poter essere considerato umanamente. Come Cristo, se non fosse stato uomo, non avremmo capito, ci avrebbe terrorizzato, saremmo fuggiti se invece di vedere Cristo avessimo visto Dio, avremmo avuto sgomento, perché è impensabile
che con i nostri mezzi umani possiamo resistere di vedere Dio. Impossibile. Terza parte, il corpo. Quindi, anima, questo è tu, sei anima, sei spirito e sei corpo. Eccoci qui. Omnem trino rex perfecto. Muore il corpo, ci rimane lo spirito e l'anima. Lo spirito, ecco perché io molto, come non lo voglio dire intelligentemente, perspicacemente, gli ho dato il nome di spirito intelligente, perché grazie alla sua natura veramente spirituale, dimentico per un momento che ho detto che quel vaso ha uno spirito, che quel tavolino ha uno spirito, è rappresentato dalla funzione che ha avuto nella storia dell'universo. Ma qui, parlando dell'uomo, implicitamente, io adesso dico spirito intelligente, ma se dico solo spirito ci capiamo veramente, non facciamo confusione col tavolino, col mobile e con l'altro. Allora, lo spirito è immortale. Immortale, che cosa vuol dire? Che non ha un limite di mortalità come il corpo, ma ha la sua mortalità. Come? Finché sia percepibile. Cosa vuole dire? Prendiamo degli spiriti. Lo spirito di mio padre è percepibile? Sì, perché io ne parlo con i suoi ritratti, ne ho sentito parlare. Lo spirito di mio nonno è percepibile? Sì, perché io non l'ho conosciuto, ma ho i suoi ritratti e ne ho sentito parlare. Lo spirito del mio bisnonno è percepibile? Sì, perché io non l'ho conosciuto, ne ho sentito parlare ancora e ho dei ritratti. Trisnonno, quadrisnonno, quintisnonno, andando indietro le trovi. Arrivo a un certo momento che mi dico, il roller che è da padre e figlio indietro di 7 generazioni, se io non ho l'albero genealogico, dato le famiglie enormi che tengono, io non ho più la percezione. Quel libro per il mio... No, arrivavo, certo l'ho detto di no. E no, io arrivavo a questo, io ci arrivavo, mi ha interrotto, no, ci arrivavo, io mi facevo di questo, perché ci arrivavo un milione di tempo, la scala la fai un milione di parole. Dunque, io del mio Roll 1700 rotti, non ho, pardon, posso avere dei libri depositati in casalisca, che gentilmente mi intrattengono quando è venuto a casa, a parte di lì che mi ha dato delle cose all'asso, perché non so dove metterli, che portano il nome. C'è il dei libri del 500 che c'è scritto Manfredi Roll, c'è di Gustavo Roll, Gustavo Adolfo Roll, Gustavo Adolfo Roll, del 600, eccetera. Allora io ho ancora la percezione perché c'è ancora la memoria. Questa percezione serve a qualcosa? Sì, serve a tenere legato il loro spirito, il loro spirito a me, per la memoria. Io vengo subito a te per la faccenda del tuo libro. Alessandro Romagno con la mia famiglia, ha niente da che fare, Alessandro Grande. Però lo spirito di Alessandro Grande, Alessandro e di Filippo di Macedo o di Ramsey, hanno da fare ancora con me? Sì, perché io storicamente so che sono esistiti. Ma se io vado indietro, io so che l'uomo più remoto della storia mi ha insegnato con gli libri di scuola è l'esistenza di un individuo che si chiamava Sargon,
primo, fra dei sumeri, perché aveva le mani così, come tutti i sumeri. C'è ancora con me da fare, perché so che è esistito. E quel fatto di sapere che è esistito ha un'influenza ancora, ha ancora un'influenza. Cessa l'influenza dello spirito sulla terra quando la solitudine, quando è, non ha più nulla che vedere, tutto è ora che abita la terra. Noi viventi abbiamo lo spirito vivente. Noi viventi, al momento non finisco più il discorso, l'ho fatto per lavorare a te, vedi che mi ha disturbato. Quando questo spirito cessa di avere una ragione per avere ancora un attributo sulla terra, sempre parlando del nostro pianeta, cosa diventa? Si estingue come spirito e rimane una anima. Ma l'anima c'è sempre stata. Il passaggio a spirito è durato finché il fuoco è stato alimentato come la fiammella di una lama, finché c'è stato olio della lama, e morirà come morto il corpo, ma l'anima fino lì siamo d'accordo, calza. Veniamo a dei fenomeni che ci lasciano perplessi. Come mai il dottore ignorava completamente l'esistenza di un suo antenato vissuto nel 500 che faceva niente. Nonostante quello, pur che era antenato non avendo più dei rapporti con la terra, è pur tuttavia venuto e li ha portati lì. Come si spiega? Risposta. Lo spirito intelligente, ossia lo spirito del tuo antenato, era ancora probabilmente vivo per qualche motivo ignoto a noi, intendo dire vivo, acceso, esisteva ancora, probabilmente ignoto a te, a me, a voi. Bisognerebbe andare a fare una indagine tra tutti i tuoi parenti per vedere se non ci sono nei rami della famiglia, tornando indietro, una traccia che ti conduce a lui. Allora, il tuo spirito può percepire attraverso questa traccia essere in contatto con quello spirito e provocare il fenomeno. Sono cose che avvengono sempre per simpatia e mai per antipatia. E da questo che è nata la bella figura dell'angelo custode dei bambini. Perché i bambini è vero che hanno un angelo custode, non è un angelo, è una persona che vede uno spirito che veglia su di noi e che veglia anche sempre su di noi. Ci abbiamo degli aiuti. Io muoio, vi lascio sulla terra, ma io, il mio spirito sarà vicino a voi. Voi morite, il vostro spirito mi ritrova, perché siamo vissuti nello stesso tempo. Magari torneremo insieme sulla terra. Quando noi svaniremo come entità utili per la terra, di necessità, perché hanno ancora da fare sulla terra, e diventeremo anime, non c'è assolutamente da escludere che queste anime, che hanno una indipendente e personale esistenza, perché fanno parte di una cosa creata,
ben distinta dalle altre cose, possono rimanere insieme. Tanto è vero che Dante Alighieri ha intuito questo, e a me è sempre passo, ho avuto un dubbio fortissimo. Mi ricordo che ero ragazzo, credevo in Dio, mi confessavo con convinzione, andavo ai sacramenti, studiavo in liceo, la Francesca, forse devo dire padre Francesca, e mi stavo dicendo, ma come mai? Li ha messi all'inferno, sì, ma li ha messi insieme. E allora mi dicevo, ma è illogico, sono dannati tutti e due. Mi prese del costui piacersi forte, siccome vede il corno mi abbandona. Sono dannati, ma invece sono insieme. Ora per due che si amano, e se li siano all'inferno o in paradiso, se si amano, per loro la vita è ovunque. E ho avuto un gran dubbio, e tanto, l'ha intuito, non ha osato dirlo, non ha osato, perché probabilmente la mentalità di allora, di ispirazione, diciamo pure canonica, era tale che ha avuto timore di scatenare qualche cosa che non facesse ritenere una legge. Lui li ha messi insieme anche all'interno, perché lui sapeva, era intuito, che quando muore il corpo e si estingue lo spirito, l'anima va dove vuole andare. E li ha messi insieme all'inferno per dire che intanto le loro anime non sarebbero state disgiunte, perché nel gesto d'amore a morte a nulla amato non le avrebbe separate. Quindi io mi sono sempre chiesto con un severo dubbio perché un codino come Dante, che ha creato tutti i supplizi immaginabili del mondo, un mondo per pulire gli uomini cattivi, li abbia puniti dando loro il migliore del contesto, mettendo in rispetto, e punendo a fronte di loro amor condusse a mamma. Caina attende che vita ci spense, ossia Caina attende giù negli assassini, nel giovane, il fratello, che la curerà. Caina attende che vita ci spense. Ora, Dante ha intuito questa sopravvivenza dell'anima al di sopra dei diritti di tutti,